Cari lettori di PlanetaSmart.it, amici delle recensioni di Wears 86, io sono Antonio e questa è Top App, le migliori applicazioni di gennaio 2017 per Android e per iPhone. Facciamo subito partire la nostra sigla! Partiamo subito con il dispositivo di casa Apple. La prima applicazione per iOS che ho selezionato per questo mese di gennaio 2017 è App Palestre. App Palestre permette di prenotare i corsi alla palestra al quale siamo iscritti o al box al quale seguiamo determinati corsi sportivi. Possiamo visualizzare il palinsesto degli orari dei corsi oppure gli orari della palestra, possiamo scorrere tra i vari giorni e vedere gli orari appunto dei corsi al quale possiamo effettuare la prenotazione. Possiamo anche inoltre visualizzare i messaggi che vengono scritti da parte dei proprietari della propria palestra, del box al quale siamo iscritti. Possiamo eventualmente visualizzare le prenotazioni. Qua in fondo è possibile selezionare questo tastino con tre pallini e cercare una nuova palestra. In questo momento non ho attiva la posizione, quindi non mi troverà nessuna palestra. È possibile anche visualizzare le informazioni della palestra ed eventualmente andare a controllare se ci sono delle nuove news o delle promozioni, oppure andare a selezionare, andare a visualizzare tutti quanti i corsi disponibili per quella determinata palestra. La seconda applicazione che ho selezionato per questo gennaio 2017 per iPhone è IM. IM è un'applicazione che si rifà completamente a quello che è il social network acquistato da Facebook, ovvero Instagram. È un social per la condivisione di foto. È possibile esplorare tutte le foto delle persone che seguiamo, commentare o mettere addirittura mi piace o eventualmente avere una descrizione di questa foto. Ovviamente sono presenti più che altro fotografi professionisti che partecipano a contest con vari premi. Ci sono varie sezioni, la sezione delle persone che seguiamo, la sezione poi dei trofei, dei premi, delle missioni che è possibile partecipare condividendo una foto e partecipando a questi vari contest, e poi è possibile visualizzare il proprio profilo con le foto condivise. Questa per esempio è una foto che ho condiviso io e infatti vedete la visualizzazione molto molto in stile Instagram. Possiamo fare l'upload della foto pigiando il tastino con la fotocamera, selezionando la fotocamera oppure eventualmente andare direttamente a prenderla dalla nostra galleria. La terza applicazione che ho selezionato per iOS si chiama Spark. Spark è un client email molto ben fatto, molto ben costruito e graficamente molto curato. Possiamo andare a visualizzare le nostre email divise per tipologie di email. Per esempio noi qua abbiamo le email nuove, le email invece con notifica, oppure eventualmente possiamo andare a selezionare per esempio le newsletter oppure le inbox che abbiamo salvato precedentemente. Menu ad hamburger, possiamo visualizzare la nostra inbox oppure c'è una comodissima sezione chiamata allegati dove possiamo visualizzare tutti i nostri allegati delle email raggruppati in una sola sezione. Inoltre è possibile anche andare a visualizzare la posta inviata oppure eventualmente le bozze salvate. Per scrivere una mail basta tornare sulla Smart Inbox e selezionare il tastino blu che vi mostro. Basta pigiare e poi andare a selezionare l'indirizzo, a scrivere l'indirizzo e a scrivere la propria email. Le email sono visualizzate in stile PDF, molto molto bella la visualizzazione, tipo una vista reader per iPhone in questo caso. Sono molto ben riprodotte e ovviamente è possibile scorrere tra email e email facendo uno swipe. È possibile anche con uno swipe da sinistra verso destra segnare come letta un'email oppure eventualmente archiviarla, oppure con uno swipe da destra verso sinistra possiamo ancorarla oppure eliminarla definitivamente dalla nostra inbox. Per quanto riguarda la controparte Android, abbiamo il nostro Moto Z Play già recensito dal nostro Emanuele da Wears 86. La prima applicazione che vi volevo mostrare è AppLock. AppLock serve per bloccare le applicazioni con un pin, un pattern o eventualmente sfruttare anche l'impronta digitale presente per esempio sul nostro Moto Z Play, ma anche su tutti gli altri telefoni dotati di sensore per le impronte digitali. Possiamo bloccare
tutte le applicazioni sia di sistema che di terze parti, quindi scaricate dal Google Play. La configurazione è molto semplice: al momento che apriremo l'applicazione ci verrà chiesto di creare un pattern oppure un PIN, poi possiamo selezionare dalle impostazioni eventualmente l'uso dell'impronta digitale per sbloccare le applicazioni. Ovviamente non ci verrà richiesto di reinserire la nostra impronta digitale, ma semplicemente l'applicazione prenderà l'impronta digitale che noi abbiamo già registrato sul nostro telefono. Molto semplice, perché si tratta di tappare sull'applicazione, ci verrà chiesto di appoggiare il nostro dito sul sensore per impronte digitali. Ovviamente se vogliamo o non possiamo, siamo impossibilitati per esempio perché abbiamo i guanti, possiamo anche selezionare la modalità pattern tramite questo tastino, switcha sulla modalità pattern o pin che noi abbiamo selezionato, e possiamo anche andare a selezionare il nostro pattern per sbloccare l'applicazione. Molto interessante anche il fatto che cambia colore in base all'applicazione che selezioniamo, quindi in questo caso Facebook diventa blu scuro, per Telegram invece diventa celeste, per esempio per Gmail diventerà rosso. La seconda applicazione che ho selezionato per voi per Android è SumUp. SumUp, disponibile anche per iPhone, permette di accettare pagamenti con carte di credito e scannerizzare le carte ed eventualmente collegare anche ad un POS mobile per effettuare pagamenti con carta di credito invece che accettare i contanti. Il punto di forza di SumUp è che non dobbiamo assolutamente registrarsi a pagamento o pagare qualsiasi tipo di abbonamento, ma è semplicemente tutto gratuito. Possiamo collegare il nostro conto corrente, meglio ancora se è online ovviamente, possiamo creare il nostro account, inserire la nostra email e collegare appunto il conto corrente per poi iniziare subito a poter riscuotere tramite il nostro smartphone. La terza ed ultima applicazione per Android che ho selezionato per questo gennaio 2017 è Radio Box. Radio Box serve per ascoltare qualsiasi stazione radio in FM oppure web radio in Italia oppure nella nostra città. Possiamo tranquillamente selezionare il luogo, in questo caso non me lo fa selezionare, ma già ho la visualizzazione delle radio presenti a Firenze, per esempio Nova Radio, Contro Radio o Lady Radio. In questo caso noi possiamo anche andare a scoprire determinate altre radio in base ai temi o ai generi preferiti o desiderati. Possiamo anche selezionare i vari programmi radio oppure andare a selezionare i nostri preferiti dalla lista che abbiamo creato noi. Molto interessante la funzione allarme, dove possiamo impostare determinate sveglie per vari giorni della settimana in vari orari per creare il nostro palinsesto preferito e personale al momento in cui abbiamo dei programmi preferiti che vanno in onda durante la settimana in vari giorni. Ottima anche la funzione ora di dormire, che imposta automaticamente un timer prima per esempio di andare a dormire, che spegnerà automaticamente l'applicazione e quindi farà silenzio e ci lascerà dormire tranquilli. Bene ragazzi, queste erano le migliori applicazioni per iPhone e per Android del mese di gennaio 2017. Se vi è piaciuta la nuova rubrica Top App, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale e commentate qua sotto. Noi come al solito ci sentiamo anche su pianetasmart.it e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!